Prego. Allora, volevo dire, un'agricoltura completa, il mantenimento di una temperatura superiore a C1,3, quindi c'è C1,15 e C1,1, per i C1,15 va presumo in base al tema di carbonio nel diagramma. No, ne, sempre di fronte, in base alla composizione chimica complessiva del nostro acciaio. Il limite non è, ormai, per voi ormai il limite non è 0,77, non mi interessa se è sopra o sotto 0,77. Come ha visto già dal diagramma che le dava, la concentrazione deltoidica in funzione di un terzo elemento di lega, lei potrebbe avere una concentrazione deltoidica a 0,4, a 0,3, per cui lei potrebbe avere un 0,4% di carbonio ed essere ibero deltoidico. Allora dice, ma io come faccio a sapere a priori cosa fare? Se c'è un acciaio che le viene fra le mani ricotto, è molto semplice, fa un'analisi metallografica e vede quello che c'ha. Se c'ha ferrite perlite, ha a che fare con ipodettoidico, se c'ha un tutta perlite, ha a che fare con detoidico, se c'ha a che fare con cementite perlite, ha a che fare con un iperodettoidico. È chiaro che questo ce l'ha solo se ce l'ha con un acciaio ricotto, perché se l'acciaio c'ha avuto un trattamento termico e c'è anche martensite, non riesce a dirlo al volo così, perlomeno senza avere qualche altro strumento, insomma, d'accordo? Quindi, comunque il primo controllo che può fare sicuramente è un controllo metallografico, sperando di avere a che fare con un acciaio che abbia subito un trattamento termico di ricottura sostanzialmente, quindi con le fasi che siano quelle di equilibrio. Se ha a che fare con un acciaio praticamente solo ferritico, e già sa cosa, ha un acciaio quasi extra dolce perché è tutto ferritico, d'accordo? Quindi in qualche modo qualche informazione dall'analisi metallografica riesce a ottenerla. Non riesce a ottenere però la certezza, a meno che in base alla composizione chimica, perché lei non sa a priori tutte quante le concentrazioni dei vari elementi, che effetto posso avere sul suo acciaio, perché può avere appunto tenori deltoidici che possono cambiare moltissimo. In quel diagramma che abbiamo visto qualche lezione fa, lei aveva l'evoluzione della concentrazione deltoidica, della concentrazione di carbonio deltoidica per l'aggiunta di un terzo elemento. Lei ha visto prima un acciaio molto semplice, ha già 10 elementi, così com'è. D'accordo? E non abbiamo messo nessun elemento strano tipo vanadio, tipo tungsteno, quindi non ci sono ancora, perché vedrà fra un po' che abbiamo elementi tipo il cobalto, per esempio, vengono essere aggiunti, eccetera, eccetera, che possono complicarle molto questo problema. Insomma. Mi dice, prego. Posso? Certo. I trattamenti termici, no? Cioè noi ne possiamo fare uno soltanto, oppure, che ne so, prima facciamo... No, no, lei deve fare, può fare una sequenza di trattamenti termici, no, no, può fare una sequenza ovviamente costosa, però dipende da cosa vuole ottenere dal suo acciaio, se vuole ottenerlo molto lavorabile, dove l'ha lavorato probabilmente ne vorrà delle proprietà meccaniche, deve fare tutta una serie di trattamenti termici, sicuramente, insomma, per cui, no, no, è assolutamente, quello che voglio sottolinearvi sui trattamenti termici è questo, perché, come ho già detto molte volte, in metallurgia non c'è la validità degli effetti, e questo lo possiamo vedere anche tranquillamente nei trattamenti termici, cioè lo avete già capito, ma voglio sottolinearlo. Il trattamento termico fatto così, questa è solo la storia termica, li distingo perché si almeno. Un trattamento termico fatto così non è assolutamente analogo a un trattamento termico fatto così. Voi sareste tentati di dire, ma come, qui ho raffreddato, riscaldato alla stessa temperatura, non sono assolutamente, no, perché qui ho fatto certe trasformazioni, qua ne ho delle altre, d'accordo? Quindi una storia termica apparentemente molto simile, ma in realtà, nonostante le temperature siano le stesse di trattamento, ma ho comportamenti completamente diversi, che le microstrutture ottenute sono completamente differenti. D'accordo, quindi questo vorrei sottolinearlo, perché altrimenti non ci stiamo capendo. Insomma. Consiglio sempre il fatto, poi questo possiamo raccontarlo qui dentro, mentre invece questa parte qua, qui dentro non può entrarci. Non possiamo vedere questo trattamento termico qua facendo questo. Assolutamente no. Perché non possiamo entrare da sotto in questo modo in un campo di ossidazione metastabile, non ha alcun senso. Perché questo racconta solo ciò che avviene ad alta temperatura verso il mezzo. Non potete raccontare un trattamento tipo questo, per esempio, all'interno del diagramma CCT. Non è assolutamente tra le specifiche con le quali il diagramma CCT deve essere costruito. Ok? Qualche altra domanda? Ricottura di rigenerazione o trattamento di affinazione strutturale. Vi avevo detto prima, uno dei rischi che avevamo nella ricottura era l'ingrossamento del grano, specialmente nel caso di permanenza ad altissima temperatura. Un modo per affinarlo è quello che vediamo. Riscaldamento senza mantenimento prolungato
a una temperatura leggermente superiore ad A5.3, nel caso di acciai iprotetto 11 A5.1, in modo da ottenere austenita grano fine, raffreddamento non troppo lentamente, questo vuol dire velocità conveniente, cominciamo ad andare a velocità un po' più elevate, in modo da ottenere una struttura ferrito perlitica fine. In pratica cosa stiamo facendo? Abbiamo attraversato per due volte la temperatura di trasformazione, nel caso per esempio di un tetto idrico, la R3 a R1 il raffreddamento e poi la AC3 e la AC1 il riscaldamento, e voi ogni volta che attraversate una temperatura o due temperature di trasformazione, voi nucleate nuovi grani. Voi sapete già che le fasi di trasformazione allotropica si basano su processi di nucleazione e crescita. Se voi incrementate l'importanza della nucleazione rispetto alla crescita, semplicemente rendete la struttura più fine, perché non consentite ai grani di crescere sostanzialmente. Ed è esattamente quello che viene fatto qui. D'accordo? Per cui se per esempio voi avete surriscaldato con trattamento di omogenizzazione un austenite con un ingrossamento dei grani importante e lo raffreddate, ottenete quella struttura che abbiamo già visto, appunto, sostituita da ferrite e ferrita circolare, perché questa è la struttura che deve essere ottenuta da una austenite surriscaldata. Riscaldiamo. Se voi qui permanete lungo tempo, riottenete questo, ma non lo consentite, raffreddate di nuovo e ottenete una struttura decisamente più fine di quella di partenza. E quindi avete a che fare con una struttura ferrito-perlitica, ma molto più fine rispetto a quella di partenza, che era assolutamente inaccettabile. E quindi avete recuperato una grana cristallina fine rispetto a una grana cristallina grossolana non accettabile per qualunque tipo di applicazione. Dica. Cioè, perché tu riscaldi? Cioè noi non possiamo... Due riscaldamenti? Perché là... No, qui vabbè, questa parte qui non è il trattamento. Questa parte qui è come ci si arriva all'austenite surriscaldata, il risultato. Cioè, lei dall'austenite surriscaldata, immagini qua di compiere un trattamento di omogenizzazione, per cui deve stare a 1100 gradi per 10 ore, dico un numero, d'accordo? Il grano non può che ingrossarsi. Quando lei raffredda ottiene questo. Questa è la partenza per fare la rigenerazione, d'accordo? Per cui in realtà la rigenerazione è qui sostanzialmente, che è un trattamento apparentemente semplice, perché si tratta solo di riscaldare e raffreddare, non molto diverso da quello che abbiamo visto, ma qui in qualche modo si gestiscono tempi e temperature in modo tale che l'ingrossamento sia ridotto, non abbiamo nessun problema di omogenizzazione, ne abbiamo già risolti prima, d'accordo? E giocando sul tempo di permanenza e sulle temperature di riscaldamento, incrementiamo l'importanza della nucleazione del grano a scapito della crescita, non permettiamo qua ai grani di crescere sostanzialmente, raffreddiamo e otteniamo una struttura più. Ok? Quindi la parte a monte è relativa, per esempio, all'omogenizzazione. Questa parte qui non è una. Ok? So, altrimenti sarebbe il concepito. Cioè, ingrosseremo per poi raffinare, insomma. No, assolutamente. Qualche altra domanda? Abbiamo parlato della tempra, quindi di quel tipo di raffreddamento che praticamente qui consegue una struttura completamente martensitica. Scusate, abbiamo parlato della ricottura, abbiamo accennato alla tempra. Sono due trattamenti nei quali le velocità di raffreddamento sono molto diverse. La ricottura è un trattamento in cui il raffreddamento viene effettuato in forno. Non abbiamo detto nessun numero esatto in realtà, per cui vi ho detto molto molto lento, qualche grado l'ora addirittura delle volte, per cui nel raffreddamento stiamo parlando di raffreddamenti estremamente lenti. Nel caso della tempra abbiamo un raffreddamento che può andare a effettuarsi con dei mezzi raffreddanti molto variabili, perché anche qui abbiamo velocità di raffreddamento piuttosto differenti. C'è un trattamento molto particolare che invece ha una velocità di raffreddamento ben precisa. Non vi dico il numero in realtà, perché è legato semplicemente alla sua procedura, la normalizzazione. Nella normalizzazione noi prendiamo il nostro pezzo, lo austenitizziamo, adesso tra poco vedremo come, e lo raffreddiamo, facciamo raffreddare in aria calda. Il che vuol dire imporre un raffreddamento ben preciso, perché nel caso della ricottura siamo stati molto vaghi, lentamente. Nel caso della tempra, vi ho detto, abbiamo mezzi tempranti molto differenziali, lo vedremo fra un attimo. Nel caso della normalizzazione invece la temperatura è ben precisa, perché se stiamo nell'aria tranquilla la velocità di raffreddamento è quella, non ce ne sono altre. Il risultato è sempre una struttura ferrito perlitica, ma molto molto fine e assolutamente normalmente è un trattamento che permette di avere
delle proprietà meccaniche piuttosto importanti. Molto spesso l'unico trattamento viene effettuato per incrementare senza eccessivi costi il comportamento meccanico del nostro acciaio. La temperatura di mantenimento, quella alla quale portiamo il nostro materiale, è superiore di poco alla C con 3 nel caso dell'acciaio ipodetto idico e a C con M nel caso di acciai iprodetto idici. Quindi attenzione, andiamo in quel campo di pericolosità, d'accordo? Pericolosità per quanto riguardava il rischio della bruciatura dell'acciaio, ricordate, abbiamo visto prima. Il raffreddamento in aria calma è certamente più veloce del raffreddamento in forno, ma è chiaro che non è un raffreddamento particolarmente stressante, per cui comunque attraversiamo sempre le nostre curve, sempre, dipenderà dalla composizione chimica in realtà, le attraversiamo comunque sempre nel campo ferrito perlitiche sostanzialmente, ma la ferrita avrà una grana molto fine, la perlite sarà molto frantumata, a volte addirittura esce fuori anche della benite, può uscire fuori. Lo spazio interlamellare è molto ridotto, i grani ferritici sono abbastanza piccoli e molto spesso questo acciaio normalizzato è già pronto per l'uso sostanzialmente. Molte applicazioni meccaniche richiedono un acciaio che subisca semplicemente una normalizzazione, per cui come vedete non richiede particolari accortezze per quanto riguarda ad esempio il mezzo temperante. Usare un sale fuso, usare, come vediamo fra un attimo, metalli fusi eccetera, comporta dei costi di impianto assolutamente molto pesanti. Prende dell'aria calma, l'aria c'è, sostanzialmente costa poco, si mette lì e si aspetta, bisogna solamente aspettare e ottenere il nostro raffreddamento. Il problema diventerà, nel caso della normalizzazione, un po' come nella tempra, il fatto che possono esserci differenze anche abbastanza importanti di storia termica fra la pelle del nostro pezzo, la sua superficie, e il cuore del pezzo stesso. Che la superficie si raffreddi con aria calma è l'unica cosa che non riusciamo a imporre, ma il cuore del pezzo, che storia sta avendo? Potrebbe darsi che noi stiamo imponendo sulla superficie una normalizzazione, ma il cuore si raffredda così lentamente da subire in realtà una ricottura, e questo non è assolutamente accettabile. Vedremo poi come poter risolvere almeno parzialmente questo tipo di problemi. La rappresentazione può essere vista in questo diagramma, che è lo stesso di prima, dove appunto avevamo sottolineato la ricottura, con appunto la rappresentazione nel diagramma CCT di questo acciaio al 50-55% di carbonio, dove appunto vediamo una durezza più elevata, 30 HRC comincia ad essere un discreto valore di durezza, vuol dire che i blocchi delle dislocazioni cominciano ad essere piuttosto efficaci. E vediamo appunto ora il processo di tempra. La tempra abbiamo già detto, abbiamo già nominata, abbiamo per forza a questo punto descriverla in maniera più completa. Premesso che si può temprare un materiale usando, ragazzi, un po' più attenti, si può utilizzare praticamente per raffreddare un grosso numero di fluidi: acqua, soluzioni saline, olio, metalli fusi, aria soffiata oppure semplicemente aria. Attenzione, questo potrebbe sembrare in contraddizione rispetto a quello che abbiamo detto prima, perché prima abbiamo detto, ma come? L'aria è quel fluido che ci permette di ottenere una struttura normalizzata. Perché l'aria può diventare un mezzo temprante? Perché in realtà la scelta di mezzo temprante dipenderà molto anche dalla composizione chimica del nostro acciaio e dipenderà molto anche da come si collocano le varie curve di raffreddamento rispetto alle curve CCT del nostro acciaio. Mi spiego meglio. Noi potremmo avere a che fare con un acciaio che abbia una curva CCT, per esempio di questo tipo qui, e la cui curva di rappresentazione di un raffreddamento in aria sia questa, e allora avremo una rappresentazione con normalizzazione, cioè la struttura è ferrito-perlitica piuttosto fine, perché interse all'inizio e fine è abbastanza in basso. Ma se puta caso lo stesso raffreddamento, quindi vedete io sto cancellando le curve CCT, mi è applicato su un acciaio che ha una curva CCT di quest'altro tipo qua, vedete bene che lo stesso raffreddamento in aria tranquilla mi può dar luogo a superamento martensitico. Quindi in realtà noi con tempra intendiamo un raffreddamento rapido che ci dia luogo a una struttura completamente martensitica, qualunque esso sia il mezzo raffreddante, compresa l'aria tranquilla. Con normalizzazione intendiamo un raffreddamento in aria tranquilla che ci dia luogo una struttura ferrito-perlitica, sostanzialmente, d'accordo? O comunque una struttura in cui non compare martensite, altrimenti non è normalizzazione ma diventa una tempra.
la scelta del mezzo temprante dipende dalla sua attitudine alla tempra, è un parametro che non abbiamo ancora incontrato. L'attitudine alla tempra in realtà è una sorta di miscuglio di due caratteristiche particolari, una legata sostanzialmente a come si collocano i diagrammi CCT per quell'acciaio. È chiaro che tanto più il diagramma CCT presenta un naso spostato verso destra, tanto più sarà temprabile quell'acciaio, perché non avrò bisogno di avere velocità di affidamento molto violente. Poi attenzione, c'è un altro aspetto che non abbiamo ancora visto qui, ma dobbiamo sottolinearlo, il fatto che ci sia, che il nostro acciaio abbia anche una certa conducibilità termica, perché sennò io riesco a imporre un raffreddamento molto molto spinto sulla superficie, ma dentro il pezzo l'asportazione del calore è assicurata solo dalla conducibilità termica. Se il mio acciaio per qualche motivo ha una conducibilità termica bassa, io non riuscirò a raffreddare il cuore, nonostante dall'esterno io asporto calore con grande efficacia, d'accordo? Quindi attenzione, ricordiamoci sempre che i meccanismi di asportazione del calore che sulla superficie sono legati sostanzialmente al nostro fluido temprante, e attenzione anche alle condizioni della superficie del nostro pezzo, chiaramente nel caso del cuore del pezzo sono esclusivamente legate alla conducibilità termica. Questa è dipendente fortemente dalla composizione chimica, ci sono degli elementi che aumentano la conducibilità termica, degli elementi che la abbassano, e chiaramente se questa conducibilità termica è bassa possiamo avere grosse difficoltà a avere una penetrazione di tempra efficace anche all'interno del pezzo. La penetrazione di tempra è quella distanza all'interno del pezzo dove riesco ad arrivare a temprare il pezzo asportando calore in uno dei modi che abbiamo visto qui dentro. Quindi, tornando a noi, metallurgicamente parlando, possiamo definire come temperabilità di un materiale, quindi notate bene, temperabilità del metallo, non della procedura adottata, la capacità di nucleazione dell'austenite rispetto alla ferrite oppure ai carburi. Cioè, in pratica, definiamo come temperabilità la temperabilità in base alla posizione del naso nel diagramma CCT, perché più questo naso è spostato verso destra, più sono quindi elevati i tempi di incubazione, tanto più sarà elevata la temperabilità del mio acciaio, perché non avrò bisogno di velocità di raffreddamento molto spinte per ottenere martensite, perché potrò raffreddare anche più lentamente e ottenere lo stesso componente martensite. Posso addirittura arrivare a raffreddare in acqua, come abbiamo visto, in aria, come abbiamo visto un attimo fa. Quindi la temperabilità, vi ripeto, è sostanzialmente legata al tempo di incubazione del naso. Tanto più questo tempo di incubazione del naso è esteso, quindi quanto più tempo c'è bisogno per avere la nucleazione crescita delle fasi che hanno appunto luogo, che si formano mediante nucleazione crescita, tanto più avrò temperabile il mio acciaio. Il che, attenzione, non è immediatamente correlata alla penetrazione di tempra, perché poi la penetrazione di tempra sarà anche dipendente da che cosa? Dalla conducibilità termica per conduzione del nostro metallo. Se la conducibilità termica è bassa, la penetrazione della tempra all'interno del pezzo sarà ridotta rispetto a un acciaio con conducibilità termica molto spinta. Va bene? Quindi ci sono degli aspetti metallurgici e degli aspetti fisici che vanno a interagire per definirci appunto la capacità del nostro metallo di prendere tempra. Qui vediamo la descrizione di un paio di trattamenti che prevedono una tempra più o meno completa nel nostro acciaio, una tempra per esempio in olio, una tempra in acqua, che è una rappresentazione leggermente differente. La tempra in olio è meno violenta della tempra in acqua, però la tempra in olio è più complicata perché di fondo fra l'altro coincide proprio con la presenza di olio caldo, tutta una serie di problemi di sicurezza, problemi di gestione anche dei rifiuti, che possono essere abbastanza importanti. Professore, prego. Ma per quanto riguarda la conducibilità termica, noi sì, non possiamo risolvere il fatto della generazione di tempra riducendo lo spesso del... A volte non può, perché a volte il suo progetto prevede delle dimensioni tali da avere certi spessori. Cioè, alla fine di questi trattamenti termici, il pezzo... Quindi. No, alla fine del trattamento termico lei può avere ancora problemi di finitura, ancora non è terminato il pezzo non è ancora finito dopo questi trattamenti termici, anzi aggiungo, dopo la tempra ancora non ha assolutamente finito i trattamenti termici, si figura, insomma, perché quasi mai lei usa un pezzo solo temprato, dovrà fare ancora degli ulteriori trattamenti termici, non è ancora finita, insomma, ecco. Poi dopo questi trattamenti termici non è detto che abbia le tolleranze giuste, deve fare ancora delle ulteriori lavorazioni.
d'accordo? Qui tra l'altro noi sulla parte lavorazione non ci impegniamo troppo, per cui stiamo ancora cercando di capire a livello metallurgico cosa avviene, cioè il metallo cosa riesce a darci, d'accordo? La parte lavorazioni verrà parecchio dopo, insomma, sostanzialmente. Però le immagini che dopo la tempra ancora non ha finito di trattamento, per cui. Ok? Qualche altra domanda? Su ragazzi, perché stiamo andando troppo velocemente, per cui qualche domanda mi consentirebbe a me di rallentare e voi forse di capire, forse. Su? Tutto chiaro? Tutto chiaro? Ok, continuiamo. Come vi dicevo, la temperabilità è influenzata da tutti quei fattori che agiscono sulla capacità di nucleazione e della trasformazione da ossidrica stabile a tutti quei costituenti strutturali costituiti da ferrite e cementite. Vi ricordo, come abbiamo già detto, ma ve lo ripeto un'altra volta, che praticamente tutti gli elementi di lega, con l'eccezione del cobalto, qualora in soluzione solida dentro il metallo, spostano verso destra le curve CCT e quindi aumentano la temperabilità. Le condizioni di austenizzazione a loro volta possono influenzare la curva CCT. Questo dobbiamo dirlo perché l'altra volta l'ho solo accennato, ma questo punto l'ho detto in maniera più precisa. Perché? Beh, il problema è molto semplice. Qui stiamo cercando di capire dove si posiziona il naso. Abbiamo già detto che questo naso si sposta verso destra o verso sinistra a seconda degli elementi chimici. Ma il naso chi è? Il naso è semplicemente quella temperatura in corrispondenza del quale ho il tempo minimo di incubazione delle trasformazioni che avvengono per nucleazione e crescita. Ma io vi ricordo, la nucleazione e crescita all'interno di un metallo, dei vari grani di trasformazione, dei vari grani di altre fasi, non avviene praticamente mai per nucleazione omogenea, che abbiamo poi visto, quel meccanismo abbiamo visto per la solidificazione, ma sostanzialmente ha luogo nei siti energeticamente più predisposti, che sono tipicamente i bordi grano. È chiaro quindi che quanti più bordi grano ho, tanto più l'incubazione sarà ridotta. E infatti, se la grana cristallina è abbastanza grande per l'austenite, io avrò pochi siti critici e un tempo di incubazione più lungo. Se la grana cristallina dell'austenite invece sarà più piccola, io avrò molti siti critici e il tempo di incubazione sarà più breve. Vediamo un po' quali sono le curve, per esempio, che ci descrivono per tondi austenizzati a 250 gradi. Qui a questo punto abbiamo proprio la storia termica descrivibile mediante quel parametro delta T 700-300 o 300-700 come potete trovare scritto. Vediamo che se si hanno tondi da 100 mm di diametro per questi tre differenti mezzi tempranti, otteniamo velocità di raffreddamento sulla superficie, no scusatemi, nel cuore, di 10 alla 4, 5 in 10 alla 3 e 5 per 10 alla 2 gradi centigradi all'ora per questi tre differenti mezzi tempranti. Quindi capite bene che possiamo variare abbastanza fortemente la velocità di raffreddamento del nostro pezzo per dimensioni costanti del nostro pezzo. Cambiando anche le dimensioni del pezzo cambia ulteriormente il nostro sistema. Per valutare la temperabilità di un metallo, la prova principale che viene a essere prevista è quella a giovini, che vediamo qui in figura. L'obiettivo è quello di dare indicazioni globali sulla temperabilità di un metallo, di un acciaio. Non si tratta quindi di una prova meccanica, ma piuttosto di una prova tecnologica, perché vedrete che le condizioni sono assolutamente ben precise. Si prende il pezzo, un provino di forma cilindrica che presenta una piattina da un lato, un oggetto di questo tipo qua, lo si porta in forno e lo si fa stare un tempo sufficiente a assicurare una completa ossidizzazione. Purtroppo non si vede benissimo, ma tu riesci a riprendere bene? L'omino va dentro, c'è anche il camice, pulito fa stranamente, tira fuori, vedete che l'oggetto non è enorme, l'oggetto è questo oggetto qui, lo porta in una struttura, purtroppo non si vede benissimo, immagino in serie, qui c'è una sorta di pozzetto, questo oggetto viene inserito e dal basso parte un getto d'acqua con certe specifiche ben precise, c'è un gello con certe dimensioni, l'oggetto d'acqua deve andare a una certa altezza quando non c'è il provino giovini presente, quindi c'è tutta una serie di condizioni. Raffredda, quando lo vedete a casa si vede molto meglio, sicuro. Raffredda dal basso il nostro provino, e che vuol dire che cosa? Che noi applichiamo una storia termica differente strato per strato. Questo lo si fa finché una certa durata, praticamente fin quando il nostro oggetto raggiunge una certa temperatura, dopodiché si raffredda completamente il provino
lo si immerge completamente in acqua, quando quindi ormai si è arrivati sotto la M con F sostanzialmente, il nostro acciaio, lo si raffredda completamente e poi lungo un lato smussato, che noi abbiamo previsto sul nostro provino, che vi ripeto è un tondo con un lato smussato, eseguiamo una serie di prove di durezza, perché noi sappiamo già che la durezza è sicuramente quel parametro meccanico che ci permette di indicare abbastanza agevolmente quant'è la frazione volumetrica di martensite che si è ottenuta. Potremmo anche fare una serie di sezioni metallografiche, ma è più complicato. E vediamo, questo era l'oggetto con l'ugello, forse qui si vede un po' meglio. Partito? Vedete il pezzo freddo, caldo, viene inserito, l'acqua parte dal basso e comincia a raffreddarlo in maniera più o meno diretta. Questa è una schema della stessa struttura per fare la prova a Giovi. Praticamente che succede? In pratica io sto raffreddando in maniera differenziata a partire dal basso verso l'alto. Facendo una serie di prove di durezza, in realtà cosa ottengo? Ottengo una descrizione attraverso il parametro durezza della storia termica dell'oggetto. Possiamo vederlo qui, guardate. Se questo è il punto in cui la durezza, scusate, il punto in cui veniva asportato il calore, e questa invece è la parte di appoggio, quella che va qui sopra, vediamo che ognuno dei punti ha subito una storia termica differente, vedete? Questo è quello che è stato raffreddato molto più rapidamente e questo via via più lentamente. Via via più lentamente vuol dire che io ho ottenuto una struttura, inizialmente sono martensitica e poi via via fasi e coefficienti strutturali più di equilibrio. Vuol dire durezze via via più basse. E infatti ciò che vado a misurare. È chiaro quindi che più alta è la parte ad elevata durezza e più estesa questa parte qui, più elevata la temperabilità del nostro acciaio. Capite bene anche una cosa però, che non posso usare i valori che ottengo da questa prova per poter tirar fuori qualche parametro progettuale. Vi spiego diversamente. Se da questa prova ottengo che posso avere 3 mm di spessore temperato con pente martensitico, il resto non è martensitico, poi questo numero non posso usarlo su un pezzo complicato, perché capite bene che qua è tutto quanto molto dipendente dalla geometria del sistema che ho adottato. Cambiando la geometria otterrei altri numeri. Questo però, questo processo è sicuramente molto più utile, molto utile per poter confrontare fra loro acciai differenti e poter dire un certo acciaio è più o meno temperabile di un altro. Qui vediamo un po' più in dettaglio il nostro, la nostra barra Giovi, il nostro primo Giovi raffreddato dal basso, vediamo punto, punto per punto tutte le durezze che possono essere ottenute e qui vediamo tre differenti acciai che hanno tre differenti temperabilità: un C42 che è un acciaio al carbonio, lo 0,42% di carbonio, e due acciai un po' più legati ma neanche troppo, che appunto vedete presentano una durezza HRC più costante, quindi sono certamente più temperabili rispetto all'acciaio C42. Vediamo per due differenti acciai quali sono le microstrutture che otteniamo in corrispondenza dei vari punti di durezza. Notate qua, durezza elevata, prendete la barra Giovi, facciamo una sezione proprio lì, andiamo a vedere con un attacco metallografico dopo preparazione metallografica cosa si ottiene, tutta martensite. Spostandoci via via su sezioni sempre più distanti, stiamo parlando di un acciaio al carbonio, vediamo che la struttura lentamente mi va verso una struttura ferrito perlitica grossolana, che è quella che corrisponde a una durezza più bassa. Se andiamo a parlare invece di un acciaio legato, che rimane duro praticamente per tutte le distanze considerate, vedete che abbastanza indipendentemente dalla sezione che consideriamo otteniamo praticamente solo martensite, il che vuol dire che quell'acciaio legato la curva CCT era parecchio spostata verso destra e quindi tutte le curve di raffreddamento hanno intersecato la M con S, la M con F è praticamente sempre. D'accordo? Qualche domanda? Super, qualche domanda su questo? Non vorrei iniziare l'altro capitolo. Guardate un attimo gli appunti. Forse questo è più interessante di quest'altra. Questa immagine è certamente più interessante perché fa capire anche appunto nella transizione cosa otteniamo. Otteniamo in parte martensite, in parte cominciamo a vedere della ferrite, vedete qui, 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 e poi delle strutture via via, prima ferrito perlitiche fini e poi andiamo sulla ferrito perlitica grossolana, che è poi quello che abbiamo raccontato da
dal diagramma CCT quando intersecavamo le varie curve di inizio e fine trasformazione, o la M con S, M con F, come per esempio in questo caso qua. Su, qualche domanda? Prego. Quindi, cioè, anche in questa prova c'è stata una sorta di temperatura di transizione, diciamo. Cioè, no, per carità, no. Non è una temperatura di transizione, qui c'è un diagramma in cui c'ha alle ordinate la durezza e le ascisse una distanza dal punto di impatto dell'acqua. La curva richiama, non c'entra niente, insomma. Lei c'ha una, non una transizione, c'ha una velocità di raffreddamento maggiore, no, neanche, perché non c'ha una velocità di raffreddamento. La rappresentazione che trova nel diagramma CCT, lì potrebbe avere una velocità di raffreddamento, lo vediamo in quest'altro diagramma qui. Aspetta, no. Aspetti, lo aggiungiamo. Lo può vedere qua. Qui lei c'ha in qualche modo una descrizione secondo le velocità di raffreddamento per le varie distanze, perché ne ha una rappresentazione con le microstrutture che si ottengono per ciascuna delle velocità di raffreddamento. Però come vede non ha una, dalla sua parte c'è una temperatura di transizione, né una velocità di transizione. C'ha però una velocità critica, quella al di sopra della quale ha solo martensite. Quella sì ce l'ha, ma ce l'ha sia qui dentro e la può trovare in corrispondenza qua dove le durezza sono più elevate. Perché appena c'ha qualcosa che non sia martensite, la durezza si abbassa, d'accordo? Quindi questo, per esempio, appunto, ritornando al diagramma dito successivo, qua ha sempre martensite praticamente, e infatti vede che non ha transizioni violente, durezze sempre molto elevate, una Vickers da 600 Vickers è una bella durezza, è una bella martensite, insomma. Ok? Prego. Quindi le curve della, diciamo, dell'acciaio scritto nella curva blu, diciamo. Acciaio, allora stile vuol dire acciaio legato. Quindi le curve CCP sono completamente diverse, perché una è completamente diverse, destra. Assolutamente, sì. Poi è spostata verso destra, potrebbe esserci pure degli altri campi, compaiono delle altre fasi, no, questo non lo vediamo, insomma, perché diciamo che l'effetto generico degli elementi di lega è quello di aprirci il campo dell'ausilio metastabile sostanzialmente, però non vi ho detto nulla riguardo per esempio la possibilità che precipitino carburi, precipitino fasi intermetalliche, quello è tutta una fase a parte, insomma, in qualche modo. Certamente, appunto, il fatto di avere a che fare con acciaio legato comporta una temperabilità maggiore rispetto all'acciaio non legato, qual è il C42, per esempio, che abbiamo visto prima nella slide precedente, insomma. Ok? Altre domande? Prego. Nel profilo della prova, noi abbiamo detto che prima lo raffreddiamo con un getto d'acqua, sì, e poi lo facciamo delle prove di durezza. Sì. Ha detto che la prima prova di durezza si fa intorno ai 3 mm. No, non l'ho detto, penso ci sia scritto. Perché non me lo ricordo, sì, c'è scritto, perché non me lo ricordo. Cosa facciamo a fare la prova di durezza su una è il momento di fare le prove di durezza. Allora, dobbiamo organizzarci per fare le prove di durezza. Le prove di durezza si fanno tranquillamente, tra l'altro la prova Vickers, perché qui per esempio vedete delle Vickers come impronte, ha un'impronta molto piccola, per cui si può fare tranquillamente. Fra l'altro, poi volendo, abbiamo anche esistono disponibili in laboratorio dei microdurometri che permettono di fare la durezza su un singolo grano. Esistono anche i nanodurometri. Lei immagini che dalla fine del 1900, sono roba di 7-8 anni fa, esistono dei microscopi a forza atomica che riescono a fare durezze su una singola coppia di atomi, d'accordo? Non sono neanche troppo costosi, 80-100 mila euro sostanzialmente, e beh, c'è di molto peggio, e per cui praticamente si può fare la durezza praticamente su qualunque cosa. Se lei volesse fare la durezza Brinell con la sferetta da un centimetro non si può fare, no. Però si ricordi anche, per non far confusione, che la durezza Brinner con la sfera da 10 mm è una durezza che lei può fare anche con una sferetta molto più piccola, d'accordo? Quindi non necessariamente di applicare quei carichi mostruosi, con quel carico mostruoso e con la sferetta Brinner a 10 mm, no, non può farla assolutamente, si farà con roba più piccola.